Buonasera e bentornati a Buonasera Presidente, cari telespettatori di TCS. Oggi parliamo di Antonio Segni, Presidente della Repubblica Sardo di Sassari. Lo facciamo in compagnia del figlio Mariotto Segni, altro esponente politico di grande fama. Ci siamo collegati via Zoom con Mariotto Segni dalla sua casa romana. Dunque, buonasera onorevole Segni, grazie, in collegamento dalla sua casa di Roma. Antonio Segni, uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, è stato presidente della Repubblica dal 62 al 64. E allora la prima domanda è: che ricordo ha di quel periodo al Quirinale? Guardi, io per la verità in quegli anni vivevo a Padova, dove subito dopo laureato andai e iniziai la carriera universitaria. Naturalmente andavo a Roma spessissimo a trovare i miei e vivevo con loro al Quirinale. Vuole il mio ricordo, e credo fosse quello triste. Il Quirinale, dove vivevamo, era un posto triste, che mio padre non amava. Mio padre pensava e lo diceva apertamente che lui doveva vivere al Quirinale dal Presidente, perché diceva: il Presidente della Repubblica è il simbolo degli italiani e gli italiani devono sapere dove sei anche materialmente, quindi devo stare qua. Ma a lui non piaceva. Si sentiva una specie di prigione dorata e reagiva con quello che era la sua uscita, valvola di sicurezza psicologica, che era aumentando i viaggi in Sardegna. Lui appena poteva saliva sull'aereo e veniva in Sardegna. Era insomma una valvola di sfogo la Sardegna. Esatto, sì. Gli ridava subito una grande serenità il venire in Sardegna. Ricordo che peggiorò l'umore di mio padre al Quirinale. Proprio vivere al Quirinale non gli piaceva, e non piaceva neanche a noi. Tra l'altro, allora il Quirinale, l'alloggio del Presidente erano due o tre vecchie stanze, bellissime, enormi, con mobili stupendi, ma scomodissime. Poi iniziarono dei lavori e fecero per il successore. Il mio padre si mise rapidamente un appartamento, un bel appartamento, normale, ma comodo. In effetti la presidenza di suo padre durò poco più di 2 anni e mezzo, la più breve della storia repubblicana dopo quella di De Nicola. La causa furono, ho letto, dei gravi problemi di salute proprio conseguenti a degli scontri anche politici, verbali, con altri esponenti della politica italiana dell'epoca. Anche per questo, insomma, era un periodo di gravi tensioni, di grandi tensioni. Beh, che fosse un periodo di grandi tensioni non c'è dubbio. Che mio padre sentisse fortemente la responsabilità del momento e della situazione, sì, è chiaro, è sicuro, e che quindi tutto questo inevitabilmente abbia influito sulle sue condizioni di salute, anche sul male che l'ho preso, certamente è sicuro. Basta ricordare, ed è bene ricordarlo poi, perché i giovani che ci ascoltano, anche i miei figli, non si rendono conto di quello che erano negli anni. Mio padre fu presidente dal 62 al 64. Ora, il 61 era stato l'anno della costruzione del muro di Berlino, tanto per guardare al panorama internazionale. Nel 62, lo ricorderei, fumo sull'orlo della terza guerra mondiale, perché Khrushchev installò i missili, i famosi missili a Cuba. E, insomma, quindi erano anni durissimi, anni di grande tensione. Dopodiché, che ci siano state cause specifiche, beh, su questo in realtà si è raccontata un florileggio assolutamente infondato, cioè che ci sarebbe stata una litigata fra lui e Saragat, perché questo avrebbe determinato il malore, che pare fu colto da un ictus. Questa non è assolutamente vero, fa parte di una serie di storie, le altre assai più gravi, assai più grosse, che sono state poi raccontate per anni, ancora per decenni, da una stampa che costruì tutta una mistificazione. Non successe nulla, se non una normale, certe volte anche accesa discussione. Purtroppo, come sanno bene i medici, l'ictus non avverte, quindi lui era seguito da un ottimo medico, ma purtroppo non viene annunciato.
Ecco, quindi abbiamo detto un periodo di grande tensione, lei ha inquadrato bene anche storicamente quegli anni, quei primi anni 60. Ma Antonio Segni, prima di essere Presidente della Repubblica, è stato anche per due volte Presidente del Consiglio dei Ministri. Ricorda anche quel periodo, onorevole? Sì, fu un periodo, per lui furono anni di grande attività, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e Ministro dell'Interno, quindi nei posti più importanti. Beh, io credo che forse la cosa più bella, direi, che fece mio padre, che fece da Ministro dell'Agricoltura, fu la riforma agraria. Grande pagina di storia politica. Pagina di storia, devo dire, complessa, difficile, contrastata, logicamente, una riforma dura, naturalmente questa, però che fu la più grande evento di trasformazione agricola della storia italiana. Probabilmente furono espropriati circa 750.000 ettari e furono ridistribuiti poi ai piccoli assegnatari, quindi fu un atto di straordinaria giustizia sociale, in un certo senso dolorosa, perché naturalmente privò della legittima proprietà privata un gran numero, un notevole numero di proprietari, compresa la mia famiglia. Mio padre si autoespropriò, ogni tanto va ancora a vedere quei terreni in Nurra che poi furono espropriati, però fu una grande svolta che in certe zone d'Italia diede luogo a un nuovo tipo di agricoltura molto avanzata. Ecco, se dovessi ricordare la pagina più bella di mio padre, direi questa. Lui ne era molto orgoglioso, naturalmente. E anche la Sardegna aveva avuto degli effetti positivi, l'economia agropastorale sarda ne aveva tratto beneficio. Devo dire che non, da un punto di vista strettamente economico e agricolo cambiò molte cose, ma non fu la regione in cui riuscì meglio la riforma agraria. La regione furono alcune zone della Basilicata e della Puglia. Tanti anni dopo degli amici, anche Emilio Colombo, che era deputato di quella zona, mi portarono a Policorio, non ero mai stato, sullo Ione, nella bassa Basilicata, dove veramente la riforma agraria diede luogo, creò una rete di piccoli imprenditori agricoli che poi si trasformarono in modo straordinario, divennero specializzati in serre, frutticoltura di qualità e così via. E il simbolo di tutto questo, mi facevano vedere alcuni, era che il castello della vecchia proprietà nobiliare era stato acquistato da un assegnatario, diventato contadino e poi diventato imprenditore agricolo con grande successo. Devo dire che era una zona di terreni molto migliori e molto più fertili di quelli che abbiamo pensato. Che avevamo soprattutto quando mancava l'acqua, insomma, sì, quando c'era il problema della siccità. I Segni, i Cossiga, i Berlinguer, tutti di Sassari, la città dei presidenti. C'è un'aria buona a Sassari, c'era un'aria buona a Sassari che esprimeva questa classe dirigente politica ad altissimi livelli? Beh, certamente, non credo dipendesse dall'aria, ma c'era un tessuto sociale, culturale, vorrei dire, questo che favoriva. Poi non è detto che da un tessuto culturale buono vengano fuori i presidenti della Repubblica, come è capitato in modo straordinario effettivamente per Sassari. Erano parte di un ristretto gruppo dei professionisti della piccola borghesia cittadina, tutta fatta o di professori universitari, di insegnanti, oppure di professionisti, avvocati o medici per lo più. Di questi, naturalmente, quello più vicino a noi, alla mia famiglia, era Francesco Cossiga. Tra l'altro, non solo amici di famiglia, lui era compagno di scuola di uno dei miei fratelli, quindi non lo ricordo a casa da bambini, ma abitanti vicini, ma vicini abitavamo tutti, erano tutti nella parrocchia di San Giuseppe. Era un punto di riferimento la parrocchia di San Giuseppe. Caspita, è importantissimo. Importantissimo, è stato importantissimo. Una fucina. Il parroco, Monsignor Masia, un uomo che io ricordo con venerazione, ma che lo ricordano tanti, e fu il parroco dei due presidenti della Repubblica, cosa che non è effettivamente non è frequente. Quindi il rapporto con Francesco era derivato anche che in fondo le famiglie vivevano lo stesso ambiente e non solo la stessa città. E lui era tra l'altro compagno di scuola di uno dei miei fratelli,
e quindi io lo ricordo da noi da bambino, insomma. Quindi un rapporto molto stretto. È stato un rapporto bello anche quando Cossiga divenne Presidente della Repubblica, quando cominciò a picconare tra lei. Sa, poi nella lunga militanza politica di Francesco e nella mia un po' meno lunga, ma in certi momenti furono contemporanei, avevano anche momenti di divergenza, scontri politici, come assolutamente inevitabile in questi casi, però il ricordo umano rimane sempre. Che rapporto c'era tra suo padre e Aldo Moro? Guardi, Aldo Moro non era certamente nel gruppo più ristretto dei dirigenti democristiani all'inizio, quando diventò segretario più vicino, perché era una personalità piuttosto distaccata allora, dal sebbene fosse stato già ministro. E poi fu un rapporto molto intenso, perché quando Aldo Moro diventò segretario del partito, mio padre era presidente del Consiglio. E poi fu molto per l'iniziativa di Moro che mio padre diventò Presidente della Repubblica. Moro fu un sostenitore della sua campagna presidenziale fino all'ultimo. E in alcuni anni vi fu una divergenza profonda, perché nell'ultima parte della Presidenza della Repubblica mio padre era convinto che l'esperimento di centrosinistra andasse almeno per alcuni anni interrotto. Quindi era su una posizione politica opposta a quella di Aldo Moro, quindi, siccome erano due politici che facevano seriamente le cose, quindi credevano tutti e due, in certi momenti il rapporto fu anche duro, fu politicamente. Devo dire che però ci fu sempre da parte di ambedue un sentimento di straordinaria stima umana, e vorrei dire che io scoprì in Aldo Moro, sia in occasione della malattia di mio padre, sia più avanti, quando io poi tanti anni dopo diventai deputato e quindi entrai in Parlamento, una straordinaria anche affettuosità che non si indovinava in un rapporto più in temperamento molto chiuso, molto, come era quello di Moro. E mio padre si ammalò ai primi d'agosto, quindi io mi ricordo per tutto, Moro era Presidente del Consiglio e devo dire quasi tutti i giorni Moro veniva nel pomeriggio al Quirinale, veniva naturalmente a chiedere visita, sapere come stava il presidente, quindi era in parte una visita d'ufficio ovviamente, però poi si fermava da noi a parlare a lungo anche con la famiglia, semplicemente a passare un pezzo di pomeriggio con noi, una cosa mi colpì, singolare. Tra l'altro ogni tanto mi chiedevo, ma questo è il Presidente del Consiglio, come fa ad avere tutto questo tempo da passare con noi? È un bellissimo ricordo. Lo trovava, si ritagliava lo spazio insomma per stare in vostra compagnia. E anche il mese d'agosto probabilmente aveva meno a fare, però se Presidente, a un Presidente non mancano mai le cose. Non mancano mai niente. Onorevole Segni, ora parliamo del famigerato Piano Sole, non è un caso perché lei in questi giorni sta dando alle stampe un libro proprio che fa chiarezza su questa vicenda. Ricordiamo la figura del generale De Lorenzo, comandante dell'Arma dei Carabinieri, il generale ideò il cosiddetto Piano Sole che prevedeva l'intervento dei soli carabinieri appunto per far fronte ad un'ipotetica situazione di emergenza nel paese. C'era anche Si è parlato anche di un elenco di 731 uomini politici e sindacalisti di sinistra che i carabinieri avrebbero dovuto prelevare e portare in Sardegna a Capo Marraggio, in Sardegna, nella nostra bella Sardegna. Il piano prevedeva addirittura anche un presidio della Rai TV, un controllo della Rai TV. Il generale De Lorenzo chiese e ottenne un incontro con suo padre. Qui mi fermo e le chiedo insomma di aiutarci a capire meglio questo che potrebbe essere classificato uno dei misteri della Repubblica. Guardini, io ho scritto un libro che in questi giorni proprio è nelle librerie, che è intitolato Il Piano Solo, il cosiddetto colpo di Stato del 64, con un sottotitolo che è scritto La prima grande fake news. E ho scritto per un motivo molto preciso, che questa è veramente una gigantesca mistificazione. È veramente la più grossa, direi, la più grave, e la più gravida e conseguente fake news nel campo politico di tutta la nostra storia repubblicana. C'erano dei poteri forti, onorevole Segni, che misero in campo che architettarono tutta questa grande fake news ante litteram.
fu lanciata dall'Espresso, architettata dall'Espresso. La campagna di stampa dell'Espresso. L'Espresso, era diretto da Scalfari, proprio e l'inviato, il colui che faceva i servizi, era Iannuzzi, Lino Iannuzzi. Lino Iannuzzi, famosissimo Lino Iannuzzi, che divenne poi parlamentare. Sì. È stato un lungo parlamentare, Forza Italia, per la verità, no, fa quello che vuole, ma nel senso che invece una campagna, l'Espresso era allora la bandiera della sinistra italiana. Ed è un'operazione veramente di creazione totale, non di qualcosa che è stato gonfiato, che è stato raccontato, ma di un piano eversivo che è stato inventato, proprio inventato, sottolineo la parola. È una formidabile fake news, inventata per screditare totalmente la classe dirigente di allora, in particolare la Democrazia Cristiana, inventata quindi per motivi politici e per motivi mediatici, perché su questo poi l'Espresso diventò da una rivistina, qual era allora, una grossa rivista politica e diede luogo a Repubblica, quindi è una fake news che ha una serie di grandi conseguenze mediatiche e politiche. Quindi una grande operazione anche editoriale, certo. Sì, sì, ecco, lei ha parlato di una cosa, c'era un piano, De Lorenzo fece un piano. Guardi, dal 1945 ad oggi tutti i governi italiani hanno avuto nelle sedi riservate dei piani anti-avversione, perché si trovavano a fronteggiare un fortissimo partito comunista che era legato all'Unione Sovietica, nel mondo che, come abbiamo ricordato prima, aveva vissuto in quegli anni drammi colossali, ricordiamo quelli che ho ricordato, ma nel 1956 l'invasione comunista, la soppressione con le armi, con i carri armati della rivolta ungherese, che ebbe il totale appoggio del Partito Comunista Italiano, con Togliatti in persona e con tutto il gruppo comunista che si alzò alla Camera dopo la fucilazione di Nagy, nel dibattito che ci fu, si alzò alla Camera a gridare viva l'Armata Rossa. Questa era l'Italia. E quando le racconto alle mie figlie non possono capirla. Sembra vissute, incredibile. Grazie a Dio sono vissute in un altro mondo che è completamente cambiato. Ma questa, e quindi tutti i governi avevano nel cassetto un piano, una serie di piani di emergenza. In quegli anni era stato anzi rivisitato un piano fondamentale che era fatto dal Ministero degli Interni, che era Taviani in quel momento. In quella c'era anche una lista, poi si è detto 731 quelli che erano, di persone pericolose per l'ordine pubblico, che in gran parte erano poi l'ossatura dell'apparato militare clandestino del Partito Comunista, quindi erano quelle in cui da quegli anni poteva venire il pericolo per la sicurezza dello Stato. De Lorenzo fece un piano suo, che poi in realtà rimase allo stadio di bozza, ma il punto centrale, essenziale, è che quel piano fu semplicemente uno dei tanti piani organizzativi per prevenire e per combattere un'eventuale avversione. Non fu mai nemmeno lontanamente passato o pensato o studiato per diventare operativo. Questo lo dissero alcuni, lo dissero per due sentenze del Tribunale di Roma. Due sentenze. Quindi ci sono anche due sentenze, insomma, della è una sentenza clamorosa che condannò pesantemente Scalfari e Iannuzzi, affermando che le lunghe e accurate indagini avevano dimostrato la assoluta e totale inconsistenza di ogni accusa formulata, cosa che poi ripeté la Commissione parlamentare d'inchiesta alcuni anni dopo. Una seconda che invece fu molto più blanda, ma concluse che comunque non c'era la minima prova che il piano difensivo, come la stessa sentenza dice, del piano solo, avesse poi avuto caratteristiche diverse. E questa vicenda ancora oggi le lascia la mano in bocca. È estremamente discussa, ma io ho voluto sottolineare e cerco di sottolineare che questa influenza non solo determinò un enorme clamore politico con gravi danni per gli apparati dello Stato, devo dire, ma poi successivamente fu la base di una lunga campagna condotta sia dagli stessi personaggi e dagli stessi in gran parte, ma comunque da una lunga
vicenda di una grande capacità mediatica e politica allora dominata dalla sinistra comunista o extraparlamentare, che per anni dipinse la Democrazia Cristiana e tutto il mondo che faceva capo attorno ai governi di allora come i governi golpisti. Le stragi e gli attentati fascisti successivi degli anni 70, terribili che ci furono a Piazza Fontana, a Piazza della Loggia e così via, non furono addossati direttamente, ma fu creato il clima e fu sempre sottolineata l'accusa che erano stati fatti con la copertura e con l'appoggio di tutto il mondo democristiano e conservatore di allora per sbarrare la strada all'ingresso della sinistra al governo. Questa è la conseguenza di un racconto che è iniziato con le fandonie, le reali mistificazioni date, create sul piano sonico. Questo va detto, e guardi, io mi permetto di invitare a comprare il libro e a leggerlo. Lo comprerò. Le sue impressioni. Grazie, sì, lo comprerò senza. Di discutere dopo con chi l'ha letto, di sentire cosa se ne pensa, perché credo di avere fornito poche alibi a chi continua a sostenere la tesi colpevolista e a chi ignora che su quello è stata fatta una manovra politica e mediatica che per decenni ha influito sull'Italia. Le dico di più, questa terribile campagna che ha portato alla demonizzazione dello Stato democristiano è stata una delle cause psicologiche del terrorismo di sinistra, perché quando si instilla nella mente di fasce giovanili eventualmente portate a questo l'idea che lo Stato usa la violenza, questi giungono fatalmente alla conclusione che bisogna rispondere con la violenza. Parole davvero che ci fanno riflettere. Onorevole Segni, abbiamo ancora pochi minuti, due, per chiudere. È stato troppo lungo, mi scuso. No, è stato molto interessante quello che ha detto, soprattutto sul piano solo, leggeremo il suo libro. Per venire alle sue vicende politiche, tutti ricordiamo ai primi anni 90 Mario Segni, protagonista assoluto della scena politica con i movimenti referendari, e il momento in cui Silvio Berlusconi la chiamò per dirle che sarebbe stato il premier, il presidente del Consiglio dei Ministri di un governo di centrodestra. Lei molto elegantemente declinò l'invito, se n'è pentito, lo rifarebbe? Guardi, rispondo sorridendo, se non mettendo, perché rispetto alle cose che abbiamo detto questa è una cosa piccolina, ma anche questa, non diciamo la fake news è già una grande cosa, è una balla che è stata raccontata. Silvio Berlusconi non mi offrì mai niente, lei si figuri se Berlusconi offrà qualche un altro di fare qualche cosa e lui di stare in secondo piano. Non lo immagino. No, non è possibile, quindi non ho assolutamente niente da... Ma guardi, la posta di quello che lei ha fatto, sempre a distanza lo si vede più grande, non era conquistare il governo. Probabilmente sarebbe stato, credo, per l'Italia utile in quel momento che il vincitore del referendum andasse al governo. Ma la vera obiettivo era quello di cambiare il sistema e di arrivare a un sistema di democrazia decidente e governante come c'è nelle altre paesi, attraverso la legge elettorale. Noi ci siamo riusciti, ma poi il castello è stato distrutto. Devo dire, e questo mi consola molto, che sono rimaste due cose grosse di quella battaglia: l'elezione diretta del sindaco e l'elezione diretta del governatore, senza le quali comuni e regioni sarebbero in uno stato molto peggiore di quello di ora. Quindi alcuni muri, diciamo, della casa che avevamo costruito sono rimaste. E io spero che un giorno, non ci sarò, ma comunque, no, lontano magari, qualcuno riesca a fare anche le altre mura del tempo. Bene, grazie onorevole Segni, è stato gentilissimo, davvero molto interessante questa intervista. Buona giornata, grazie. Grazie tanto.